I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Eccoci ben ritrovati, puntualissimi come sempre. Ecco qua una nuova puntata di 40 minuti di Casalotto, quindi benvenuti amici, notizie che man mano le andremo a commentare insieme, ma ci avviciniamo sempre di più a quella che sarà la terza estrazione di questo mese che è iniziato veramente insomma da non molto, quindi do il saluto di nuovo a Lio, ben ritrovato! Ciao Sheila, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti voi, ben ritrovato a Marco, già collegato tramite WhatsApp e noi siamo ancora in diretta. Io con Marco vi ringraziamo perché siete veramente in tanti a seguire le nostre dirette, a seguire la trasmissione Casalotto, la vostra trasmissione del cuore, soprattutto siete in tanti sempre di più ad ascoltare le nostre piccole ma grandi informazioni. Grazie perché anche dopo l'estrazione di sabato sera avete mandato veramente tantissime foto di scontrini dei risultati di sabato sera e questo è estremamente importante perché anche sabato sera con i tre ambi a ruota che abbiamo centrato con l'ambo a tutte le ruote, ancora una volta vedete la costanza che è importante perché non è che abbiamo vinto sabato sera dopo chissà quanto tempo non vincevamo, anche perché settimana scorsa è stata ancora una volta un'altra settimana importante a livello di vincite e questo è estremamente importante per quanto riguarda appunto il nostro super amato gioco del lotto. E allora attenzione perché per questa nuova estrazione, la prima di questa settimana, io con Marco abbiamo veramente valutato il meglio, pochi passaggi, poche mosse, poche combinazioni, ma soprattutto delle condizioni veramente importanti che dobbiamo valutare molto ma molto bene. E allora sarò velocissimo Sheila, andiamo a ricordare appunto i risultati di sabato sera. Beh, sabato sera è stata un'estrazione importante dove con l'80-90 abbiamo centrato questo ambo secco a tutte le ruote, anche se a tutte le ruote, lasciatemelo dire e lo devo dire, è un ambo secco, perciò un ambo secco si può giocare benissimo anche a tutte le ruote perché c'era solo questo ambo secco. Allora attenzione signori, perché è un conto se è un ambo secco, se è un ambo su 3, su 4, su 5 numeri, e allora c'è differenza, ma l'80-90 era proprio questo. A ruota, beh, cambia il discorso perché il 9 con il 12, un fantastico secondo colpo dove è arrivato alla ruota dell'8 di Cagliari, il 9-12, ambo nei tre numeri, quale era la giocata completa? Era 9 da abbinare al 12 al 50, beh attenzione perché 9-12 è arrivato in ambo secco e vedete la differenza, i numeri sono uguali, quindi la sostanza è quella, 9-12 ambo a Cagliari, solo che un ambo secco paga 250 volte la posta, un ambo nei tre numeri paga 83 volte la posta. E allora attenzione, quando si hanno pochi numeri come io e Marco vi portiamo, si possono valutare e girare anche gli ambi secchi che sicuramente danno molto molto di più. Questo è un secondo colpo di gioco per tutti voi, quindi
alla fine di giugno vi avevamo detto giriamo pagina e abbiamo iniziato veramente alla grande. Andiamo su alla ruota del lotto di Bari, perché a Bari con l'8190, bene, questo 8190 era l'abbinamento del 990, attenzione perché ha sfaldato 8190, qua avevamo Bari una ruota 990 più un 81 ed eccolo qua. E poi sempre alla ruota del lotto di Bari, 911, siamo con questo ambo secco, sempre alla ruota del lotto di Bari, perciò attenzione, vedete che i risultati ci sono stati anche nell'ultima estrazione e devo veramente ringraziare le amiche e gli amici che appunto seguono sempre Marco ed io, magari Lollo se riesci, solo se riesci, vediamo anche il 953 alla ruota del lotto di Torino, il 3 con il 9 alla ruota del lotto di Palermo, perché il 9 ritorna di cena, il 9 è ancora veramente molto importante, attenzione perché questo 953 dal Genova Torino ha sfaldato proprio l'ambo secco, importante il 3 con il 9 e tutte le altre volte che abbiamo centrato il numeretto 9, e attenzione perché io qua da Casalotto vi voglio far vedere la condizione importante, la condizione principale per quanto riguarda il nuovo 90 a Cagliari e il nuovo numeretto 9 alla ruota del lotto di Bari. E allora 24,66, somma 90, il 9 che è il vertibile del 90 conferma il 90. Attenzione perché 9,90 isotopo Bari-Cagliari. E allora attenzione, sapete bene qual è la formula, sapete bene appunto come finirà appunto tra questo 9,90. Finirà che il 9 andrà alla ruota del lotto di Bari perché è un distanziale 81 e l'81 è presente alla ruota del lotto di Bari, quindi con il 9 si va ad azzerare la condizione. Bari 9 con un ambo secco, questo è un ambo speciale perché sarà l'ambo segreto, e Cagliari 90, ottimo, attesissimo, e questo Cagliari diventa appunto il principale in assoluto. Io vado in redazione per portarvi questa piccola ma grandissima informazione, vi attendo di là. Eccomi in redazione ed ecco che l'895095, ripeto 895095, è a vostra completa disposizione da rete fissa e dai cellulari. Signori, attenzione perché qua avrete una piccola informazione, la condizione ve l'ho spiegata, comunque la rispiego. 24,66 a Cagliari, somma 90. In posizione chiama lambata, attenzione perché è in posizione il 90 e questo 90 trova anche conferma a Cagliari dal 9 vertibile appunto del 90. E cosa succede quando il 990 è isotopo su ruote consecutive? Succede che si scambiano le ruote e i numeri, 9 a Bari tra le altre cose è anche super attesissimo e 90 a Cagliari, quindi abbiamo condizione nella condizione per quello che sarà il 90 di Cagliari con due ambi e il terno storico di Lio e di Marco. Attenzione signori, valutatelo attentamente questo terno secco, il terno storico, perché è un terno secco di tre numeri estremamente importante alla ruota del lotto di Cagliari. Valutiamolo con un euro in più perché anche due settimane fa vi abbiamo dimostrato che si può prendere il terno secco a colpo e questo di Cagliari ha veramente tutte le carte in regola per lo sfaldamento interno secco. E poi attenzione, 9 numeretto a Bari, attesissimo, e qua abbiamo veramente il meglio del meglio di lotto segreto con un ambo secco, addirittura 9 a Bari con il primo ambo segreto. Vi ho detto l'ambo, signori, attenzione, 895095, ripeto 895095, tasto 3, non rinunciate a questa informazione veramente ottima perché qua avrete veramente il meglio di Lio e Marco. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento
con l'estate in progressione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Bene, ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato questa prima informazione. Io e Marco crediamo veramente tantissimo a questo 90 Cagliari perché abbiamo la doppia, tripla condizione che conferma il 90, e poi dobbiamo dire che è veramente molto atteso. E allora attenzione, perché 90 Cagliari diventa principale proprio per questa estrazione. 9 alla ruota dell'8 di Bari con il primo ambo segreto ancora vostro all'895095. E intanto, prima di ripassare la parola a Sheila per la notizia, chiedo subito alla redazione di Casalotto di poter avere ancora delle linee in questo portale, perché è andata veramente a ruba questa informazione. E allora dobbiamo comunque accontentare gli amici e le amiche che prima non ce l'hanno fatta. Sheila. Bene, grazie Lio. Allora, ci sono brani estivi intramontabili che si passano poi da generazione a generazione, come quello di cui adesso vi parliamo, un brano appunto estivo, ha i suoi anni, ma ancora adesso è molto orecchiabile. Molto semplice e diretto. Allora lui era un giovanotto, perché era veramente un mogol molto giovane quando scrisse Stessa spiaggia, stesso mare. Era il 1963 quando uscì questa canzone, scritto da Mogol, per il testo e da Piero Soffici, o non me ne voglia, per la musica invece. Uscì in due versioni, una a maggio cantata dalla grande Mina, l'altra a giugno cantata da Piero Focaccia, ex bagnino di Cesenatico, che con questo brano verrà proiettato
nel mondo della canzone. La versione di Mina rimane in classifica 11 settimane e sarà inserita nel suo album estivo che porta lo stesso titolo. Vabbè, chi non l'ha cantata? Stessa spiaggia, stesso mare, per quest'anno, no? Vabbè, era carina, era un carina. Un revival bellissimo, eh? Un revival veramente da $1000, anche perché se dopo tutti questi anni noi ricordiamo ancora questa canzone scritta da Mogol e interpretata da Mina e da Piero Focaccia, vuol dire che comunque è stata un grande successo. Beh, che dire, la versione di Piero Focaccia ha avuto veramente tantissimo successo, o quella di Mina, beh, una versione sublime di Stessa spiaggia e stesso mare, che ancora oggi noi ricordiamo, e questo proprio perché siamo in questa stupenda estate del 2021. Naturalmente è anche un po' tempo di ferie e di vacanze, perciò noi di Casalotto vi diciamo sempre buone ferie, buone vacanze. Sapete bene che potete vedere Casalotto anche dai luoghi di villeggiatura, perché siamo in onda a livello nazionale, perciò continuate a seguirci sempre, vero Sheila? Sì, ma anche dalla spiaggia, dalla montagna, non per forza bisogna avere un televisore, siamo anche in streaming, quindi basta avere un tablet, un cellulare, cuffiette per non disturbare magari chi c'è a fianco e seguire le nostre belle puntate. Poi parleremo, secondo argomento, del settimo mese dell'anno, cioè questo, il mese di luglio, e ricordiamo un po' fatti importanti che appunto accadono nel mondo in questo mese. Certo che sì, e allora noi andiamo ancora in redazione, perché vi porto ancora questo fantastico 90. Io e Marco siamo semplicemente convinti appunto della sortita del numeretto 9 alla ruota dell'8 di Bari, anche dalla condizione semplice 9,96. Sotto, poi del 90 a Cagliari, che oltretutto è chiamato anche dalla 24,66. E allora attenzione signori, perché anche sabato sera il 90 alla ruota dell'8 di Bari era nella condizione di somma 90 ed è arrivato al primo colpo di gioco, l'1 a Napoli, altro risultato in ambata al primo colpo di gioco, e il 43 a Torino. E questo 90 è importante, è pronto, è maturo alla ruota dell'8 di Cagliari, e questa doppia barra tripla condizione lo conferma. Io mi reco ancora in redazione per portarvi questa piccola ma grande informazione. Vi dico solo questo: non rinunciate ad ascoltare il 9 a Bari, perché c'è l'ambo segreto, il primo ambo segreto, e il 90 a Cagliari. Andiamo di là. Molto bene, eccomi ancora in redazione e ancora con l'895095, ripeto 895095, chiamate adesso perché poi in questa diretta non potrò più parlare di questo portale. Molte persone prima non ce l'hanno fatta ad ascoltare questa informazione unica, vera e originale, informazione di Lio e di Marco, e allora beh, le condizioni sono sicuramente favorevoli per quanto riguarda il 90 alla ruota del l'8 di Cagliari, doppia barra tripla condizione, in primis la 24,66, che è un'ottima somma 90, e il 90 è importante a Cagliari perché è dato anche dal 9 vertibile dello stesso 90, e in più il 9,90 isotopo di Bari Cagliari. Allora io e Marco abbiamo selezionato per Cagliari una ruota, unica ruota, i due ambi e soprattutto il terno storico di Lio e Marco. Attenzione, terno storico, ricordate, terno storico con il 90, che già l'abbiamo centrato in terno parecchie volte, una volta anche in quaterna. E allora signori, non rinunciate a questa informazione del 90 a Cagliari, perché è una ruota a due ambi e un terno, in più
nell'895-095 vi verrà detta anche la posizione del 90, quindi altro dettaglio importante per il 90. Ma passiamo al numeretto 9 a Bari, numeretto segreto, attenzione perché alla ruota del lotto di Bari c'è un solo ambo secco, tutto su questo ambo secco, perché questo, attenzione signori, è veramente il primissimo ambo segreto, ambo secco col numeretto 9. Fatelo vostro, 895-095, tasto 3, da rete fissa e da tutti i cellulari. Fish, nevermore. Less fish, she's a wish, she's a wish, she's a wish, she's a wish, that's a more. Less fish, she's not fish, she's not fish, she's not fish, nevermore. Less fish, she's a wish, she's a wish, she's a wish, she's a wish, that's a more. It's not fish, nevermore. Last fish, last fish. Is a wish, is a wish, is a wish, is a wish. That's a more. Last fish, is not fish, is not fish, nevermore. Last fish, is a wish, is a wish, is a wish, is a wish. That's a more. Allora, alla grande, siamo partiti veramente alla grande con questo fantastico 895-095, un bel 9 a Bari, una ruota, un ambo secco, il primo ambo segreto. Io credo tantissimo in questo ambo secco, valutatelo con un euro in più. E poi attenzione perché abbiamo il 90 a Cagliari, soprattutto il terno storico diventa il terno valido per questa estrazione. Ancora potete farlo vostro sempre all'895-095. Sheila. Grazie Lio. Allora, quanti di voi sanno che il settimo mese dell'anno, quindi luglio, prende il nome da Giulio Cesare, nato il 12 o il 13, a seconda poi delle fonti? In questo caldo mese si festeggiano, andiamo in ordine. Allora, beh, qua l'hanno già festeggiato il 4 luglio gli americani, l'indipendenza degli Stati Uniti. Poi la pecora Dolly, primo mammifero clonato al mondo il 5 luglio, quindi insomma già passato. La presa della pastiglia tra poco il 14 luglio e infine lo sbarco sulla Luna, qua siamo al 20 luglio del 1969. Tra i nati celebri troviamo Debbie Harry dei Blondie, Pamela Henderson, mito, ve la ricordate di Baywatch, l'atleta che credo l'abbiamo visto in foto, Carl Lewis, grande, e l'attore Dan Aykroyd, compagno di avventura di John Belushi nei Blues Brothers, grande atleta, mamma mia. E beh, insomma, dai, date importanti da ricordare il mese di luglio. Certo, un bellissimo mese estivo. Abbiamo però dimenticato il compleanno di Rettore, perché anche il suo compleanno quando li fa?
Quando li fa? Li fa l'8. Ah, ok. Quindi questa settimana. Non ancora, bene. Giovedì. Bene. Giovedì, okay. Sì. Quindi. Allora, se ci sarai tu giovedì, un mese al completo. Che c'è l'estrazione, li facciamo gli auguri insieme. Bene, bene. Allora, noi andiamo avanti sempre con la nostra diretta. Ora abbiamo un'altra informazione estremamente importante per quanto riguarda i numeretti 6 e 7 che trovano conferma assoluta in due anni. Un terno secco, perché oltre all'ambo uguale 6, 7 numeretti consecutivi, questi sono anche i numeri primi, i numeri vergini. Attenzione, perché nella valutazione tecnica e statistica e nelle tecniche di applicazione, allora innanzitutto i numeri consecutivi 6 e 7, l'ambo uguale, il triangolo che si è formato con i numeretti 6 e 7 e soprattutto la trasposizione figurale, attenzione, perché conferma appunto questo unico prodotto. Bene, Firenze nazionale, quindi siamo già alla ruota nazionale, abbiamo questa piccola ma grande informazione per tutti voi e sempre in questo portale avrete anche il simmetrico di Torino e Venezia. E allora io vado in redazione per passarvi questa informazione estremamente importante. Signori, valutiamola questa informazione, perché i numeretti piccoli e soprattutto quando sono consecutivi danno sempre tantissimo. Alle volte non ci soffermiamo su determinate condizioni, ma sappiate che questa condizione è la condizione base, un po' la condizione primaria per quello che sarà questa nuova informazione. Vado in redazione perché sarà importante avere il prodotto di questi numeretti. Andiamo di là, grazie. Molto bene, eccomi in redazione ed ecco che sta per partire l'892277, importante portale, darete vista dai cellulari, avrete la possibilità di avere i due ambi e il terno secco di Firenze nazionale, ruota nazionale già coinvolta, perciò una ruota in meno per quanto riguarda appunto questa informazione. Beh, 6, 7 innanzitutto è un ambo uguale, i numeri sono piccoli, sono i consecutivi, quindi numeri puri, numeri vergini, ma attenzione perché c'è anche il triangolo 6-7-6 sempre a Firenze e Genova e in più la trasposizione figurale che conferma questi due ambi e questo terno secco, quindi è importante valutare pochi numeri migliori in assoluto. In più attenzione perché il Torino-Venezia vi dà il simmetrico per questa estrazione. Via con le vostre chiamate 89 22 77 tasto 3 da rete fissa e dai cellulari. Acia bus buraccia, dune vide matte spacca,
Bucumare Yuri Bacantù. Passerà per scema, ce ne andiamo insieme a passeggiare lungo questo azzurro lungomare. Come bacia il sole sulla pelle, guarda insieme siamo molto belle, siamo belle tanto fortunate, dai godiamoci l'estate. Ici bici cumpirici, acia acia bus burraccia, dune vide malte spacca, bumbu mare iuri bacandù. Ci fermiamo per la pubblicità, poi abbiamo un'altra straordinaria canzone datata, Non estiva. Andate via. Eccoci, ci siete ancora? Dai, sì, gli ultimi 9 minuti insieme a me per Ultima Notizia e poi dedicati ai consigli con Lio. Vi canto solo la prima riga, Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere. Dai, come si intitolava? Anni 80, Alghero, Alghero, voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero e bla bla bla. Nasce infatti nel 1986 nell'album Giuni e scritto dalla stessa e grande mitica Giuni Russo, testo, e dalla sua compagna Maria Antonietta Sisini per la musica. Inizialmente stenta a decollare, ma poi col tempo diventa una delle canzoni più ricordate e più amate della grande cantante siciliana. Ai cori c'è anche... chi se lo ricorda? C'era Platinette, io questo però non me lo ricordavo. Ma davvero? No, no, impossibile, non me lo ricordo. Canzone però, vabbè dai, anche questa molto molto carina. Moltissimo, veramente molto molto carina. Vabbè, la storia di questa canzone è stata un po' così, ha avuto un po' di fatica a decollare, ma sono bastate veramente due comparse. Adesso non mi ricordo più se era in Azzurro 1986 o alla Festival Bar, che subito ebbe un successo fortissimo. L'ultimo a cui ha partecipato Giuni, quindi fantastica questa canzone, un po' come quella del 1982, Un'estate al mare, che abbiamo canticchiato tutti quanti. Ma voglio anche spendere due parole per quanto riguarda questo album Giuni, perché oltre a questa canzone di spicco, a questo tormentone dell'estate 1986, beh, questo è stato veramente un capolavoro della grande Giuni Russo, perché ci sono delle canzoni che purtroppo non hanno avuto tanto successo, ma che sono veramente bellissime, sono da ascoltare, canzoni molto molto profonde, e soprattutto la sua estensione vocale è veramente meravigliosa. Peccato che se n'è andata una delle migliori, anche perché Giuni Russo, beh, si sa bene che ha fatto tanto per quanto riguarda la musica. Alle volte però non è stata compresa, ma lei ce l'ha messa veramente tutta, ed è un'artista che ricordiamo sempre molto molto volentieri. È vero, fammi però dire, sì, riguardo alla canzone, alla città, Alghero, che è una città
sul mare, meravigliosa. Se vi capita di essere in Sardegna quest'anno e di essere da quelle parti e di passare, fermatevi a vederla perché merita visitare Alghero, perché è veramente molto brava, bravissima Sheila. Quindi facciamo un po' di pubblicità alla nostra Italia, la Sardegna in primis, perché ha un mare bellissimo per tante altre cose, cucina deliziosa, ma non perché Sheila ha la mamma sarda, assolutamente no, perché è bella e quindi merita appunto di essere vista, quindi per una gita, per una vacanza, ma tutta l'Italia, perché l'Italia ha dei posti veramente fantastici senza andare all'estero. E beh, attenzione, perché in quest'estate 2021 si possono trascorrere anche le ferie in Italia, o no? Assolutamente d'accordo, un caldo, domenica mamma si ascoltasse, ha sentito il telefono le sorelle, loro stanno giù a Cagliari, un caldo già, certo. Ma in Sardegna sì, un po' come giù in Sicilia. È così. Allora, noi invece abbiamo questi temporali estivi che, meno male, perché almeno rinfrescano le giornate e soprattutto le serate. 5 minuti, tutti per te, Lio, vai! Allora, pronti, partenza e via. Ora attenzione, perché abbiamo un'informazione estremamente interessante, l'informazione del 9.90, dobbiamo valutarlo attentamente, ci sarà un solo abbinamento, e allora se questo 81.90 alla ruota dell'8 di Bari ha dato lambo, avevamo 9.90, una sola ruota, un solo abbinamento, quindi su tre numeri o ambo secco, 81.90. L'abbiamo centrato a Bari. Attenzione, perché il nuovo 90 avrà sempre un solo abbinamento, e poi attenzione perché c'è un ambo vertibile veramente molto forte. Io vi porto in redazione per l'ultima volta in questa diretta per passarvi questa piccola ma grande informazione, perciò è alla portata veramente di tutti voi. Vi attendo di là, grazie. E allora il 9.90 di luglio, il 9.90 del settimo mese, attenzione perché per questa nuova estrazione avrà un solo abbinamento, quindi una super ristretta. Cosa vuol dire un solo numero, un solo abbinamento? Che questo abbinamento lo potete giocare una volta col 9, una volta col 90 o direttamente in ambo terno secco. Beh, non lasciatevi sfuggire questa informazione unica, particolare, così bella e così ristretta. Come seconda e ultima informazione abbiamo l'ambo vertibile di luglio a Torino-Venezia, perciò è un solo ambo secco. Signori, l'89-22-88, ripeto, 89-22-88 con questo contenuto nuovo, costa poco più di un euro da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari, e vi dà il vertibile di luglio a Torino-Venezia, un solo ambo secco e un solo abbinamento per il 9.90, quindi ancora una volta una ristretta importante, pochi numeri, poche informazioni, le migliori in assoluto di Lio e Marco, ora vostre all'89-22-88. Ascoltate subito questa informazione perché rischiate di non avere la possibilità, per via delle tante chiamate, di questo vertibile di luglio e dell'abbinamento del 9.90. Beware.
pochi secondi, grazie per averci seguito. Noi, insomma, i nostri appuntamenti li conoscete, quindi è inutile che ve li ricordo. A prestissimo, un bacione sempre qua a Casalotto. Grazie Sheila, grazie a Marco e a tutti voi. Mi raccomando, continuate a chiamare i nostri portali perché sono aggiornati, pronti per questa estrazione. Ciao, ciao, ciao.